Prego, Jacopo. Buonasera mister. Buonasera a voi. È chiaro che stasera sei particolarmente sfortunato perché sei andato in panchina e ti tocca commentare un 4-0, però volevo chiederti che cosa lascia comunque in eredità questa partita, perché benché la sconfitta sia netta, però qualcosa in eredità, anche una sconfitta netta, penso che lasci. Ma sicuramente il risultato è un po' forte, ecco, chiaro, subire 4 gol non è mai, non vorremmo mai subirli, qualunque squadra. È chiaro che dobbiamo sicuramente ripartire da quelle prestazioni, da quelle situazioni che abbiamo fatto. Poi lo strascico andremo a analizzare come abbiamo preso i gol e valutare di cercare di migliorare. Mister, buonasera. Ti Buonasera. voglio chiedere, il rammarico principale di questa partita, non so se sei d'accordo, è che alla fine il Cesena l'ha sbloccata nel nostro miglior momento e tra l'altro sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la squadra tutta davanti. Sei d'accordo? Vero, vero. Eravamo sicuramente la prima mezz'ora, i ragazzi mi sono veramente piaciuti, perché abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo creato anche qualche occasione. Purtroppo, come hai detto bene te, da un nostro calcio d'angolo abbiamo preso una ripartenza che non va presa. Quella è la cosa più che dà fastidio. In un momento di partita dove davanti avevi una squadra sicuramente più forte, con le caratteristiche ben altre rispetto alle nostre, però ecco, se probabilmente se non prendiamo la ripartenza e poi subito dopo 3 minuti il secondo gol, magari qui ora stiamo analizzando una partita secondo me diversa. Tocca a me? Sì, giusto. Buonasera, sì, buonasera mister. Allora, mister, indubbiamente questa è una vittoria che ci può stare, no? Perché il Cesena ha dimostrato di avere qualità e ha dimostrato di essere una squadra forte in trasferta, però è un punteggio che punisce troppo severamente, secondo me, un Teramo che ha avuto anche delle occasioni. Ma è d'accordo se diciamo che questo Teramo avrebbe potuto giocare forse una gara un pochino più accorta, meno a viso aperto, proprio per la forza dell'avversario e per le tante numerose assenze e per i tanti under in campo. Ma ti dico di no perché noi abbiamo sempre detto ai nostri ragazzi, ai nostri giocatori di giocarcela con tutti, ma questa non è presunzione. È il fatto che fino ad ora abbiamo imposto le nostre idee con molto impegno da parte dei ragazzi e si sono viste le prestazioni che abbiamo fatto, per cui o che giochiamo con Cesena, o che giochiamo contro l'ultima tra virgolette in classifica, la nostra mentalità deve essere sempre quella di giocarcela a prescindere dall'avversario. Mister, io credo che ci sono, insomma, nel calcio non è che si può improvvisare niente. Se noi giochiamo 10 volte col Cesena, con questa squadra perdiamo 10 volte. Quindi, detto questo, condivido con lei l'analisi. Se non avessimo preso il secondo gol subito, forse. Però purtroppo il secondo gol subito, forse, secondo il mio parere, vede ancora una volta in causa una prestazione insufficiente da parte del portiere. Allora io le chiedo se c'è un problema toxo in questa squadra e se c'è come sopperire ad un problema di questa natura, perché il portiere non è un terzino, è il portiere. Sì, ma Andrea è il portiere titolare del Teramo, per cui
c'è poco da dire se l'episodio o non l'episodio. Andrea ha fatto la sua partita, poi l'episodio purtroppo, come spesso capita, capita al portiere e purtroppo incide, però poi bisogna vedere anche su altre situazioni di gioco, come magari può sbagliare il centrale, come può sbagliare il terzino. Secondo noi, cioè Andrea, l'abbiamo scelto noi, perciò ci puntiamo fino all'ultimo. E Andrea, nelle altre partite, ha fatto la sua prestazione con altissimo livello, ma anche oggi, a prescindere da quell'episodio che probabilmente gli è schizzato sotto. Però ecco, su questo fatto qui, per noi è Andrea il numero uno. Mister, volevo chiederti se, insomma, c'è anche un, al netto dei risultati utili consecutivi, che poi peraltro però sono stati tre pareggi, ci sono stati tre pareggi su cinque, la zona, diciamo, calda è a un punto con alcune partite ancora da giocare. Ti chiedo se le aspettative a questo punto rispetto alla mole di gioco che avete sempre mostrato di avere erano un po' più alte. Ma il fatto di aver perso e adesso essere a un punto dai playout non indica niente, cioè il fatto comunque sia di poter fare queste prestazioni, secondo il mio punto di vista, riusciremo a fare quello che abbiamo fatto finora, cercando di vincere anche delle partite. Cioè, la striscia dei risultati positivi ci sono stati, per cui oggi, tra virgolette, abbiamo sofferto un po' di più per le circostanze che si sono date a creare, però l'obiettivo non cambia, ecco, per cui secondo me questa partita va cancellata al più presto, analizzarla e pensare subito alla partita di domenica. Mister, ti voglio chiedere come hai visto Lombardo quando è subentrato. Insomma, è chiaro, è arrivato alla vigilia della partita, ma tu personalmente come l'hai visto? Lombardo è un buon giocatore. Lombardo è un giocatore che è un ragazzo intelligente, anche se ci abbiamo parlato da ieri sera, però è un ragazzo che sa già entrare nei principi. È chiaro che, non avendo fatto mai un allenamento, però è un giocatore che ti può dare diverse soluzioni, sia in mezzo al campo sia in difesa, per cui è un jolly che probabilmente in questo momento ci può servire. Un aspetto però sul quale io vorrei soffermarmi un attimo è che va sottolineato, no? E non è la prima volta che succede, il Teramo che va sotto di un gol, va in svantaggio e poi subisce subito il raddoppio nel giro di pochi minuti. Questo è successo anche in altre occasioni, indubbiamente penalizza il Teramo e mette in discesa la gara per gli avversari. Ma come ho detto prima, purtroppo è capitato questa situazione, questa ripartenza, dove abbiamo letto male una situazione e abbiamo preso il primo gol, ma prima di quello abbiamo fatto molto bene. Purtroppo il secondo gol è avvenuto dopo 3 minuti e un po', diciamo, ti può tagliare un po' le gambe. Poi siamo rientrati nello spogliatoio e quando siamo riusciti siamo ripartiti come se fossimo 0-0, per cercare di rimettere in gara la partita, perché poi, insomma, le occasioni ci sono state. Mister, mi spiace che lei esca in conferenza stampa dopo uno 0-4, che è una delle cose peggiori per un allenatore che possa capitare. Capita proprio a lei e mi dispiace.
Detto questo, allora vado un po' sul generico e provo a dirle che aria si respira nello spogliatoio, cioè se si è coscienti del fatto che più di tanto, adesso al di là degli errori, al di là di tante cose che potevano anche andare meglio, se si è coscienti del fatto, vabbè, col Cesena in queste condizioni si può perdere, ma siamo prontissimi a ripartire. Ecco, lei ha letto questo nei giocatori a fine gara? Questo sicuramente deve essere la nostra mentalità, è chiaro. È normale che, non posso dirti che entrando dentro lo spogliatoio i ragazzi erano contenti, assolutamente, questo fa parte del gioco. È normale che dispiace per il fatto di aver preso 4-0, preso 4 gol, di conseguenza l'aspetto... diciamo che dovremmo andare a affrontare, come ho detto già prima, sono analizzare delle partite. Poi è chiaro che la delusione c'è, il rammarico c'è da parte dei ragazzi, questo fa parte del calcio, cioè nessuno vuole prendere tre gol davanti, nei quattro gol, scusa, davanti ai nostri tifosi. Per cui sicuramente, come ho detto prima, l'analizzeremo e poi andremo a metterci subito pronti per la partita di domenica. Grazie mister. E questo finisco poi, sono dei ragazzi che sotto questo punto di vista sono bravi. Ecco. Ok, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie, grazie mister. Grazie. Va bene, buona serata, vi giro il video. Ok, grazie Marco, ciao. Ciao Marco, grazie. Ciao. Ciao. Finito.